di là di questo, complimenti per il gol e complimenti per aver portato il Massimo a questo pareggio. No, diciamo che siamo contenti soprattutto per il punto, che comunque siamo in una situazione che il mister arriva da 2 settimane, stiamo cercando di impegnarci al massimo, perché comunque il mister lavora molto sotto l'aspetto tattico, stiamo curando tantissimo la fase difensiva di squadra. Anche nella sofferenza oggi si è visto, perché comunque noi subito dopo l'1-0 abbiamo sofferto quei 10 minuti dove abbiamo preso 2-3 ripartenze, però siamo stati lucidi a restare sempre in campo in partita, dai. Poi è capitata la punizione, siamo stati è capitato il pareggio. Poi io dico, con un po' di lucidità alla fine si poteva anche cercare qualcosina in più, però comunque noi ci teniamo stretto a sto punto, che comunque la cosa importante di oggi era muovere la classifica per una questione sotto l'aspetto mentale, perché comunque il campionato è lunghissimo, ci saranno partite brutte, partite belle. L'importante ora era muovere la classifica, e di questo, quindi di questa partita ci abbiamo sicuramente quello. Che cosa è successo tra il primo e il secondo tempo? La stessa domanda almeno al mister, cioè mi è sembrato di vedere due squadre differenti in campo. Vabbè, comunque come avete notato il mister ha fatto un cambiamento tattico. Al di là di questo. No? Sì, poi comunque. Mi è sembrato che. Ma a volte. Che giocasse di meno il massimo nel secondo tempo. Sì, comunque il mister ha provato un modulo, perché comunque ci ha visto un attimino in difficoltà sotto l'aspetto del mediano centrale basso. Però avendo un po' di difficoltà, perché la verità è anche quella, noi siamo un po' in ritardo fisico, quindi abbiamo cercato di curare molto l'aspetto tattico, cioè limitare l'avversario, e poi di sfruttare comunque, che comunque bisogna fare soprattutto i complimenti a Franchini, che è arrivato una settimana e si è fatto trovare pronto, che comunque è un ragazzo che io conosco giocando a Barletta, può salire sicuramente di condizione, ci può dare una grandissima mano. Sapevamo che comunque curando l'aspetto tattico potevamo limitare la Paganese, anche sapendo che noi giocavamo di meno, che comunque è un modulo che abbiamo provato poco, la verità è quella, in settimana col mister. Però ripeto, è vero, abbiamo giocato di meno, che comunque quella si è visto, però la cosa importante era muovere la classifica, perché comunque in campo siamo stati bravi a saper soffrire, perché comunque c'era proprio una difficoltà fisica in tanti giocatori. Quindi poi da fuori non so se si è visto, se siete accorti, comunque c'erano 3-4 giocatori che gli ultimi 20 minuti erano cotti praticamente, il mister ha fatto 3 cambi e a quel punto di essere lucido, ad essere bravo a non rischiare, se poi di far male. È vero, abbiamo fatto poco quella situazione di far male, però ripeto, la cosa importante è che abbiamo limitato i danni in un momento di difficoltà.